Oggi pomeriggio affrontiamo un argomento sicuramente molto interessante e uso dei termini non populisti. Tutti gli edifici di spettacolo nell'antichità hanno sempre molto incuriosito, affascinato non soltanto gli archeologi, gli artisti, eccetera, ma diciamo così quello che è la conoscenza e il pubblico comune. Perché dietro l'edificio dello spettacolo altro non c'è che il concetto stesso della città e del vivere insieme e di come questo vivere insieme possa essere più o meno indirizzato o gestito dalle autorità locali. Mi fa particolarmente piacere questo legame che probabilmente ho letto per una suggestione da urbanista antica di gli edifici di spettacolo, i gladiatori e tutto il mondo economico, sociale e commerciale che si muoveva lungo queste rotte. E mi fa particolare piacere perché l'incontro di oggi è il secondo incontro del terzo ciclo di questa serie di conferenze che hanno preso avvio nel 2018 con un titolo molto simile, e cioè La cittadinanza europea e i diritti civili. Quindi oggi riprendiamo da un altro punto di vista e in un altro periodo storico quello che potevano essere momenti aggregativi fondamentali nella vita di una città romana. Abbiamo due ospiti rispetto alle quali ho specificatamente richiesto a Maria Rosaria Barbera, che oggi sostituisco in quanto ancora parzialmente incidentata, degli aggettivi che potessi usare senza farli miei, perché so la stima e il legame lavorativo e affettivo che ha verso Rossella Rea e verso Cinzia Vismara. Quindi quello che io vi sto dicendo è semplicemente una registrazione, amiche e colleghe, da cui molto ho imparato. Noi, e quando parlo di noi ostiensi e di noi in generale, la generazione che si è laureata intorno agli anni 70-80, siamo comunque state di una incredibile fortuna a conoscere colleghe, insegnanti e tecnici del MIBAC formati su cardini generali che, seppur con diverse carriere in ambito statale e in ambito universitario, hanno tenuto molto saldo il timone verso quello che è l'etica della cultura. Non prendo altro spazio a considerazioni generali, presento semplicemente, per così dire, i nostri ospiti e cominciando da Rossella Rea, che voi avete già conosciuto ed incontrato qui al parco, in quanto proprio nel 2018 mi sembra sia venuta tra le prime conferenze per gli scavi della Metro C, collega che entra nel ministero da archeologa a partire dagli anni 70 e ne esce pochi giorni fa con una carriera brillantissima all'interno e con una gestione della tutela di cui sicuramente quella più conosciuta è quella relativa al Colosseo e alla Metro C. Ma Rossella Rea è stata anche colei che è stata responsabile della tutela del centro storico. E vi garantisco cosa non semplice con rioni come Quirinale, Ludovisi ed altri lembi territoriali, tra cui il Parco delle Tombe Latine, dove molti dello stato attuale dei monumenti, per esempio parlo delle Tombe Latine, si debbono proprio alla caparbietà e alla capacità di stare con le spalle dritte. Sicuramente Rossella Rea è conosciuta per l'enorme lavoro sul cantiere della Metro C che ha occupato giornali e giornali, ma anche in questo caso
insieme a questa attività, diciamo così, non soltanto amministrativa, ma proprio di gestione dello scavo e in questo caso di gestione dei dati culturali e scientifici, è stata lo stesso in grado di far uscire un manuale che è proprio la cantieristica dei cantieri archeologici legati alla metropolitana e a tutto ciò che è una documentazione di scavo, quando non è uno scavo che ha fini esclusivamente scientifici, che costituisce a tutt'oggi uno dei migliori e più validi contributi per quello che riguarda l'archeologia preventiva. Sono infiniti gli articoli, le mostre, i cataloghi, io ne ho annotato soltanto qualcuno perché altrimenti avrei fatto la lettura veramente degli onori, e credo che le mostre che sono state tenute ultimamente al Colosseo, come la Biblioteca Infinita, il Colosseo un'icona, Nerone, i gladiatori al Colosseo, siano soltanto alcune, una parte delle attività. Lascio la parola a chi degli anfiteatri ne sa sicuramente molto più di noi e soprattutto ne sa con intelligenza.